normale che sia così, perché penso che sia un campionato estremamente equilibrato. L'Arezzo è una buona squadra, ma allo stesso tempo noi penso che siamo migliorati in questa settimana, perché abbiamo lavorato di più su alcuni aspetti, soprattutto a livello di rapidità, che probabilmente è quella che ci è mancata un po' con il Cuneo, e perciò mi aspetto che la squadra giochi una buonissima partita. Che sì. La logica del campionato, perché alla fine questa settimana abbiamo aspettato soltanto un giorno in più, perciò la squadra è molto, molto concentrata. Abbiamo avuto qualche problemino fisico con alcuni dei ragazzi, che vediamo di riuscire a recuperare in queste ultime ore. Alcuni ragazzi? Sì, non è un segreto, nel senso che nel caso non dovessero farcela, ci saranno altri che prenderanno il loro posto. È migliorato tanto di condizione, come Masi, perciò gli altri sono tutti quanti a disposizione, abbiamo soltanto il punto interrogativo su questi tre giocatori. Ripeto, valuteremo proprio nelle prossime ore. È una buona squadra che ha giocatori importanti, e perciò, come tutte le gare di questo campionato, a mio avviso, ci porterà delle difficoltà, ma ripeto, questo è normale, sottolineando che anche noi creeremo delle difficoltà alla Arezzo senza alcun dubbio per me. Io credo che noi non abbiamo fatto una gran partita, ma era preventivabile, perché era un avversario difficilissimo da incontrare per noi in quel momento, in quel contesto, in quella situazione. Non è stata positiva, ma non è stata neanche estremamente negativa. Alla fine è vero che abbiamo fatto gol e non abbiamo creato tantissimo, ma allo stesso tempo a livello difensivo la squadra si era mossa bene, perché loro ripartivano benissimo in contropiede, abbiamo rischiato soltanto una volta in verità. Perciò ero contento da quel punto di vista, però a livello di manovra dobbiamo fare meglio, e a mio avviso domani sera la squadra giocherà una partita diversa da quel punto di vista. Può giocare Zillo, ma in dubbio anche lui. Adesso, a prescindere da chi possa giocare in quella posizione, le soluzioni le troveremo senza alcun dubbio. E sul fatto di aspettarmi una partita stile Cuneo, credo di no, penso di no, penso che l'Arezzo giocherà una partita diversa, e poi nell'arco dell'anno è ovvio che ce ne saranno altre di formazioni che giocheranno con il Cuneo, cioè che puntano molto soltanto sulle ripartenze, però domani non credo che l'Arezzo farà quel tipo di partita. Questo è quello che credo, poi ovviamente vedremo in campo cosa succede.